questo. Allora, eccoci qua, ritornati in studio. Allora, ultime due ricorrenze, prima poi di passare alla questione Bergoglio. La prima, allora, che ricordiamo, 29 settembre 1944, il dramma, la strage di Marzabotto, così come viene chiamata. Sentiamo. 29 settembre 1944. A Marzabotto e in alcuni comuni emiliani limitrofi ha inizio il più feroce massacro messo in atto dai nazisti in Italia. Quasi 2000 civili vengono sterminati in quella che viene ricordata come la strage di Marzabotto, o più correttamente eccidio di Montesole. Si trattò infatti di un insieme di stragi compiute dalle truppe naziste in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, che comprendono le pendici di Montesole in provincia di Bologna. Fu un crimine contro l'umanità e uno dei più gravi crimini di guerra compiuti contro la popolazione civile perpetrati dalle SS in Europa occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, eccoci qua. Allora, ricordiamo una strage che ha segnato profondamente il nostro paese. Inizierei da Gottardo. Ma le guerre sono sempre molto irragionevoli e irrazionali, però l'abbiamo visto anche purtroppo e lo vediamo anche in questi ultimi periodi delle guerre, perché sono molteplici, in Medio Oriente, quando lo scontro tocca i villaggi, le popolazioni, qui con un infierire infame, infamante. Quello che non è mai comprensibile in una guerra, seppur c'è qualcosa, o ci possa essere qualcosa di comprensibile, quando si va a infierire sulla popolazione in armi, la si prende come, o come ostaggio o come oggetto di vendetta. È una roba che non grida vendetta agli occhi di Dio. Credo che una delle cose peggiori che ha lasciato il nazismo sia proprio questo, la Shoah, e questi elementi di ritorsione li abbiamo avuti anche nei nostri paesi qui vicino, pensiamo Santa Giustina in Colle, sono cose terribili. Io l'ho avuto anche nella mia famiglia, nella mia strada sono state rastrellate 7 persone, tra cui mio padre, 6 sono state uccise. E mio padre è riuscito a scendere dal treno, essendo piccolino, a scappare dal finestrino e salvarsi, proprio per ritorsioni, quindi non per colpe precise, no, si va al rastrellamento, alla cieca, chi prendo, prendo. Quindi sono queste cose che devono sempre essere ricordate, non devono essere proprio indelebili nella consapevolezza e nella coscienza, perché sono colpe che devono continuare a pesare. Ecco, perché altrimenti, se non le facciamo continuare a pesare, rischiamo di ripetere. Sono quei peccati che, se, per anticipare i discorsi che faremo anche più avanti sul Vaticano, contro lo spirito, che non si possono perdonare. Ecco, non si possono perdonare proprio. Professor Kasen, cioè, l'importanza di ricordare e questa tecnica, diciamo così, questa strategia della rappresaglia. Certo, chi è senza memoria non ha futuro, quindi bisogna ricordare gli errori che sono stati fatti in precedenza da tutte le parti e successivamente, quindi prenderne consapevolezza e imparare. Però dopo Marzabotto ci furono altri 55 morti, questi 55 morti furono persone che camminavano per i boschi, per i prati e saltavano per aria, perché i tedeschi avevano lasciato delle mine appositamente sul territorio. L'ultimo morto fu nel 1965, quindi lo Stato italiano per 15 anni circa, anzi per 20 anni, non si curò di bonificare l'area di Marzabotto. E questo è ancora più grave, perché non c'è nessun motivo per cui non si potesse fare questo. E questo dà l'idea che spesso abbiamo uno Stato che ci dimentica. Marzabotto è sicuramente una cosa gravissima, ma gli americani ne fecero altrettanto.
in altra maniera, ovviamente, bombardando i centri delle città, che non c'era nessun motivo, diciamo, strategico né bellico di bombardare Napoli facendo delle stragi, bombardare Roma, bombardare Bologna, bombardare un sacco di altre città, ma era un deterrente anche questo per costringere gli italiani, tant'è che il povero Mussolini diceva quanto cretini sono gli italiani che amano gli americani e gli americani li bombardano dall'alto. Diciamo, non stiamo dando ragione al povero Benito, ma sicuramente guerra è guerra e quindi non si guarda in faccia a nessuno. E sicuramente Mazzabotto fu un disastro. Certo. Castagna, allora, i civili presi come, alla fine, come capro espiatorio, un po'. Sì, accade, ci sono molti angoli di questo paese che ricordano. Mazzabotto fu un elemento di particolare violenza. Ci sono molti angoli di questo paese che ricordano cos'è stato il nazismo e il fascismo in questo paese. Non dimentichiamo che a Mazzabotto, come provato da libri di storia, parteciparono i nazisti, ma parteciparono anche le SS italiane, parteciparono i repubblichini alla Repubblica di Salò. Quindi fu una delle tante pagine, purtroppo, che ha contrassegnato il principio per il quale i civili pagano sempre nelle guerre, e pagano in maniera pesante, pagano come è successo con Mazzabotto. Una guerra combattuta solo dai soldati non esiste, sempre le vittime civili, anche delle bombe intelligenti, come abbiamo scoperto negli ultimi decenni, colpiscono i civili. Quindi per questo motivo la guerra va sempre negata, non c'è mai una guerra giusta, e questa non fu naturalmente una guerra giusta. E gli elementi che hanno caratterizzato Mazzabotto sono, in modo particolare, da parte dell'esercito di occupazione tedesco, ripeto, insieme al governo di Salò, la repressione dei partigiani, e quindi ogni qualsiasi tentativo di nascondere, oppure in cui si avvertiva che la popolazione poteva essere a favore, sono successe queste cose qua. Io sono stato a Mazzabotto. E ti accorgi, adesso è come quando qualcuno va nei campi di concentramento, non esce mai privo di qualche turbamento, perché rivedi, risenti, capti nell'aria che c'è stata qualcosa che l'animo umano non può assecondare neanche considerare. Si riesce a capire. Sì, si riesce a capire, perché appunto i muri, le case, qualcuno che racconta, perché purtroppo per fortuna un paio sono salvati da quella strage, capisci, cioè ti entra nella pelle quella sensazione, per cui, per quanto mi riguarda, la negazione di qualsiasi tipo di guerra diventa ancora più evidente, come quando si va a vedere Auschwitz. Non puoi rimanere indifferente, non è una visita, ti rimane qualcosa molto di più dentro, e quindi secondo me dovrebbe far scattare anche questa cosa, che le guerre vanno sempre negate. Cioè, Gottardo diceva l'importanza di ricordare perché non si ripeta. Certo. C'è un rischio concreto che si ripeta? C'è stato un rischio, le popolazioni civili sono state, non, adesso in Europa, se facciamo in Europa, ma pensiamo agli teatri di guerra oggi, cioè le popolazioni civili sono costantemente colpite. E gli attentati dinamitardi, terroristici che avvengono nel nostro continente, non abbiamo misure di quanto avviene in altre parti del mondo. Le guerre colpiscono sempre i civili, non è la guerra come vediamo nei film tra soldati, no, le guerre colpiscono i civili, colpiscono persone inermi che non hanno la possibilità, ammesso che sia possibile, difendersi come appunto hanno i soldati, e provocano appunto queste condizioni. Per quello io penso che la negazione della guerra come strumento sia la cosa più alta. Dopo parliamo anche di altri fatti e vedremo che saranno collegati. Se la negazione più alta che l'animo umano deve sostenere, cioè la guerra non risolve nessuna questione, ne apre delle altre e provoca appunto questi disastri, queste cose ignominiose che purtroppo abbiamo l'esigenza di ricordare perché non avvengono più, ma sono state. Certo. Allora ci avviciniamo al primo tema della serata con questa ricorrenza. Il 28 settembre 1978 muore Papa Giovanni Paolo I, Papa Luciani, conosciuto anche come il Papa del Sorriso. Sentiamo.
28 settembre 1978 muore Papa Giovanni Paolo I, il Papa del Sorriso, eletto il precedente 26 agosto, se ne va nella notte del 28-29 settembre 1978 dopo soli 33 giorni di pontificato, un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica. Il nuovo Papa, ancora relativamente giovane, 66 anni da compiere e senza apparenti problemi di salute, fu stroncato nel suo letto da un malore riconosciuto nell'immediatezza come infarto miocardico acuto. In mancanza però di un vero bollettino medico e senza lo svolgimento di un'autopsia, le cause del decesso restano ancora oggi incerte. Ma questa morte improvvisa del Papa sollevò molti interrogativi. Così da subito cominciarono a circolare ipotesi molto diverse da quella ufficiale. Si parlò di un omicidio architettato da alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, in particolare a quella dello IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, diretto all'epoca dall'arcivescovo Paul Marcinkus. Allora, Gottardo, una morte misteriosa, cosa dice? Ma su questo, sai, le versioni sono sempre molte volte fantasiose, ecco, io non credo mai a tutta questa visione complottistica. È un Papa che è durato poco, però che ha inciso molto, perché ha inciso una svolta. Io sono anche, come si dice, una bellissima memoria, perché quando era ancora cardinale di Venezia veniva spesso a Padova e lo incontravo molte volte con una, molto umile, con una borsetta di cuoio in mano dove metteva degli appunti e veniva a studiare e a consultarsi nella biblioteca dei monaci benedettini di Santa Giustina, che io frequentavo perché l'abate tra l'altro era un padovano, anche un amico, e quindi mi aveva sempre colpito questo. Allora era cardinale patriarca, l'umiltà, la modestia, ma anche la ricerca, la puntualità nel domandare, così come ha fatto da Papa. Io sono convinto che la parte più rivoluzionaria di questo Papa sia stato sì il sorriso, ma quando ha spaventato i cardinali in quella prima uscita, quando dice Dio padre ma anche madre, tanto che alcuni miei amici continuano ancora un po' burloni, questi miei amici, a dire no, la causa del gender, della cultura gender va fatta risalire a Papa Luciani. Ecco, questi non è proprio così, però è una battuta, ma dire aveva in sé questi aspetti rivoluzionari, anche se nessuno se l'aspettava, ma in realtà era stato investito Papa proprio. Io ero in piazza ancora sempre a San Marco con la visita di Paolo VI che gli mette la stola papale addosso. Quindi, sì. Ma io non sono mai per queste visioni complottistiche. È morto di infarto davanti a dei compiti che lui, una persona molto mite e umile, sentiva più grandi di lui, un potere consolidato che lui forse voleva incidere e sentiva l'incapacità di incidere. Come si dice, gli sono mancate le forze. Ecco, mi fermerei qui. Visioni complottistiche mi pare eccessivo. Professor Casen, un pontificato breve, come diceva Gottardo, però significativo, che ha lasciato il segno. Dopo parleremo anche delle possibili, come dire, no? I misteri che si nascondono un po', che avvolgono. Sicuramente è stato un pontificato lampo, si diede un nome significativo, Giovanni e Paolo, cioè in memoria di due papi precedenti, perché Giovanni è quello che iniziò il Vaticano II e Paolo VI invece quello che lo completò, lo chiuse, e quindi avevano anche posizioni un po' diverse, diciamo, nella visione della Chiesa, ma lui voleva riassumere le due visioni della Chiesa dei suoi predecessori, che sicuramente si staccavano dalla gestione del Vaticano di Pio XII. Per riuscire a recuperare la Chiesa, che in quel momento era abbastanza in crisi, Giovanni XXIII fece il Concilio Vaticano II e fece un'operazione di abbraccio di tutte le religioni, perché l'ultima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, fu anche una guerra di religione, dove la Chiesa ebbe delle grandi responsabilità.
e responsabilità che naturalmente sono state poi ascritte al pontefice Pio XII. Quello che invece è interessante ricordare è che c'è stato un congresso a Venezia dove era presente Andreotti, e partecipavo anch'io e anche tu Tullio eri presente, ed era, c'era anche il Vescovo di Trieste che era stato nominato Vescovo di Trieste da Papa Luciani perché era il suo segretario. Allora lui è andato a Roma e disse: te ti metto a Trieste, e l'ha eletto Vescovo di Trieste perché era una sede vacante. E ambedue hanno detto due cose molto interessanti. Andreotti ha ricordato che mentre stava tornando da Milano verso Roma l'hanno chiamato telefonicamente, allora non c'erano i telefonini ma avevano degli altri aggeggi, e dice: c'è il patriarca di Venezia che vorrebbe parlarle, e dice: io ho fatto invertire l'ordine della, diciamo, della macchina e sono tornato a Venezia e ho parlato con Papa Luciani, il quale era molto preoccupato, dice: mi hanno incaricato di fare un'indagine sulla Banca Vaticana ma io non so come muovermi. Lei che è molto addentro, esperto di queste cose, mi suggerisca qualcuno che mi possa dare una mano. E disse, queste sono parole di Andreotti raccontate, naturalmente non sono esattamente quelle, ma a memoria, il quale ha detto va bene, e gli indicò un gruppo di persone capaci di poter capire cosa stava succedendo nel Vaticano. E naturalmente il risultato fu un fascicolo che poi fu consegnato a Paolo VI. Dentro c'era anche un nome che è stato già detto, Marcinkus, l'uomo che aiutò Calvi e tutto quello che è successo poi del Banco Ambrosiano al crollo delle banche, di una buona fetta delle banche italiane. Quello che ricorda invece il Vescovo in quell'occasione, ha detto: il Papa mi ha mandato una cartolina. Come è arrivata in Vescovado non sono riuscito a leggerla perché le suore e tutti gli altri se la contendevano e tutti la leggevano. Dopo un giorno che non riuscivo a avere questa cartolina che veniva dal Vaticano, ho detto: ma insomma me la portate, e mi portano questa cartolina dove c'è scritto in dialetto veneto: si crede che mi sia mona e se sbaglia. Ecco, è scritto dal Papa. Sì, questo dà il senso che evidentemente c'era qualcosa questo apporto, queste notizie le davano proprio per far capire che la tensione dentro il Vaticano al momento dell'arrivo del Papa era sicuramente molto alta. Certo. Castagna, lei che ricordo ha di... Vabbè, insomma, la rapida scomparsa, quella ha colpito tutti. Poi anch'io non sono per i complotti, cioè non lo so, non abbiamo gli strumenti se non quelli che riusciamo a recuperare dalle notizie. Una cosa è certa, che nel momento in cui per incarico ricevuto, poi essendo anche pontefice aveva, diciamo così, l'obbligo di intervenire, questa questione delle finanze del Vaticano diventavano appunto un elemento di qualche contrasto, non soltanto con Marcinkus e con lo IOR, ma con una fetta importante, penso, della Chiesa, come avviene in questi giorni tra il Papa Bergoglio e una parte della Chiesa. Quindi non mi stupisco quando i legami che sono apparsi poi tra Sindona, Calvi, Marcinkus, lo IOR, Banco Ambrosiano, Ambrosoli che stava indagando, quindi ammazzato anche lui, e la mafia americana, hanno messo in evidenza che c'era una parte della Chiesa, in questo caso il sistema finanziario della Chiesa, che aveva collusioni molto pericolose e molto gravi, che è ancora oggi uno degli elementi di particolare attenzione, mi pare, anche dello stesso pontefice attuale, quello di come si finanziano le opere, diciamo così, e qual è la capacità finanziaria che deve avere il Vaticano, non certamente nell'ipotesi che appunto lo stesso Luciani aveva identificato come meritevoli di attenzione, avendo avuto appunto l'incarico di indagare su questo. Bene, quindi, allora adesso non c'è mai la certezza dei complotti, però insomma i segnali
davano qualche preoccupazione, poi, come abbiamo visto. Beh, adesso vedremo di sviscerare meglio la questione. Adesso andiamo in pubblicità, ma torniamo subito e apriremo il nostro dibattito su questa esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Bergoglio, che tanto ha creato clamore e che ha mosso i tradizionalisti, possiamo chiamarli così, della Chiesa. Tra poco.